da una famosa fortezza in cima al promontorio che separa i due rami del lago di Como, ad un lussuoso palazzo alla fine del Medioevo, da una villa patrizia ed un monastero nelle mani di famiglie facoltose, a residenza privata di una gentile e generosa principessa. Ed ora a Centro Filantropico Internazionale. La Fondazione Rockefeller è una fondazione nata nel 1913 a New York con l'obiettivo di dare supporto a diversi programmi per il benessere dell'umanità. I due programmi principali sono state sempre agricoltura e salute e loro danno dei donativi. Noi chiamiamo questa proprietà Bellagio Center perché siamo a Bellagio. Apparteneva a una principessa, la principessa della Torre Tasso, che nel 1959 ha donato tutta la proprietà direttamente alla Fondazione Rockefeller. Perché ha scelto la Rockefeller? Perché era, come avevo detto, una fondazione che danno donativi per promuovere il benessere dell'umanità. A lei hanno piaciuto moltissimo i programmi della fondazione e ha donato questa proprietà nel 1959 chiedendo di utilizzarla il più possibile per l'intendimento internazionale. Dal 1959 la Fondazione ha fatto due programmi. Uno, invitare studiosi e artisti di tutto il mondo per finire un progetto e loro stanno qui normalmente 4 settimane. L'altro programma è incontri che durano 1 settimana e sempre collegati ai programmi della Fondazione. Salute, agricoltura, cambio climatico, eccetera. E un po' di anni fa abbiamo pensato di fare qualcosa per l'Italia e abbiamo pensato all'Accademia Concertante. Perché l'Accademia Concertante? Noi abbiamo conosciuto l'Accademia e il maestro Benaglia nel 2011 quando loro hanno fatto il primo concerto nella ex cappella. È stato un concerto fantastico e pochi anni dopo, nel 2015, abbiamo deciso di collaborare insieme con questo obiettivo di fare qualcosa per l'Italia e tenendo in mente questa idea della principessa di utilizzare la proprietà per l'intendimento internazionale, non c'è miglior linguaggio che la musica per l'intendimento universale. Giustizia e moderazione è l'incipit che accoglie i visitatori lungo i corridoi dell'antico monastero. I frati cappuccini imposero con forte determinazione che la costruzione osservasse i dettami di povertà e austerità propri del loro ordine monastico. Pochissimi anni dopo, nel 1613, fu consacrata la semplice chiesa dell'Immacolata Concezione. Un edificio a navata unica con una cappella laterale dedicata a San Francesco. Ci troviamo all'interno dell'antica chiesa dei Frati Cappuccini, siamo in una cappella laterale e nel cuore di Bellagio. L'Accademia Concertante d'Archi di Milano è da ben 6 anni che propone uno Stradivari per i giovani. È un seminario di musica classica aperto ai giovani che provengono da tutta Italia. Si ritrovano in questa sede per una settimana dove fanno anche 10-12 ore di studio insieme a sezione ed individuale. E questo permette di raggiungere livelli molto alti esecutivi e soprattutto di affrontare i brani più belli della letteratura concertistica da camera. Si suona anche se è piano, teniamo lo sprint, suona anche voi piano, perché cala già, è meno pregna l'armonia, per cui, bene, viola, sforza, bravo, aprite un po' di più anche dal piano, qui, così anche tu ancora, bene, indietro adesso, bassi, crescendo, dai!
ecco il sapore dell'antichità, il sapore dell'antico convento. Qui alloggiavano i frati centinaia di anni fa, non certo 300, che sono gli anni del nostro Stradivari che utilizziamo, qualcosa di più addirittura. Ebbene, io sono convinto che per fare la musica classica a un certo livello serva assolutamente uno spazio che crei armonia, come con la concentrazione, il silenzio, il riposo e la meditazione. Il clima è adatto per effettuare prove a sezione di un'orchestra che, dislocata nelle diverse sale, permette di approfondire ogni passaggio musicale con studio e serenità. Essere qua alla Fondazione Rockefeller Bellagio Center e vivere insieme per una settimana con giovani provenienti da tutta Italia e pensato di dedicare tutta la loro vita, tutti i loro studi alla musica. Naturalmente le nostre giornate si organizzano con moltissima perizia, però non è tutto questo. Alla base c'è l'allegria, le risate e il voler stare insieme a produrre qualcosa di nuovo, ma sempre con leggerezza mista a molta, moltissima professionalità. L'antica chiesa dei frati cappuccini si presta ad essere il luogo ideale per manifestazioni musicali, perché la struttura architettonica si sposa con l'armonia sonora di un'intera orchestra. Voglio sottolineare la perfetta acustica di questo spazio, che permette non solo delle rappresentazioni solistiche o di duo o di recital cameristico, ma anche la partecipazione di un'orchestra d'archi a organico completo, dai contrabbassi per arrivare ai violini e, come nel caso della nostra attività di quest'anno, anche al violino solista. Non dimentichiamo che noi abbiamo la fortuna di utilizzare uno Stradivari e in questo spazio ogni anfratto di questa bellissima chiesa risuona della splendida armonia che solo Stradivari raggiunge. E infatti al sabato, a conclusione del nostro seminario, si svolge sempre il concerto dedicato al sociale, nel nostro caso ad AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, alla quale ogni anno dedichiamo la nostra musica e la nostra arte. Thank you.
Questo incantevole luogo ha visto il passaggio di personaggi che lo spessore del tempo rende quasi leggendari. Monarchi, imperatori, scrittori, poeti e musicisti. Fra questi John Fitzgerald Kennedy, re Farouk d'Egitto, la principessa Yolanda, il poeta francese Paul Valéry, Marie-Henri Bayle, noto come Stendhal, lo scrittore romanziere, Gustave Flaubert, Alessandro Manzoni, Tommaso Grossi, Giuseppe Parini e l'imperatore d'Austria Francesco I nel 1816. Ricordato anche da una targa lungo la salita Serbelloni, Franz Liszt, che qui compose la celebre sonata Dante. Luoghi più belli del mondo. Mi piace definire così Bellagio e il Bellagio Center Rockefeller. Ebbene, quest'anno, 2020, arrivano da tantissimi capoluoghi di province italiani i nostri musicisti: Roma, Pavia, Taranto, Napoli, Alessandria, Milano, Como, e hanno reso il nostro seminario veramente nazionale, una caratura nazionale destinata a diventare internazionale presto. Infatti abbiamo in programma poi di esportare questo nostro concerto in tanti e tante sale prestigiose nel mondo. La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Johann Sebastian Bach.